Oggi vi parlerò di due musicisti che hanno a che fare col diavolo. Il primo fu Giuseppe Tartini, vissuto nel Settecento, e questa musica di sottofondo è il suo Trillo del Diavolo. Perché si chiama Trillo del Diavolo? Perché tutto nasce da un sogno che Tartini ha fatto in una sua notte, che sognò appunto il diavolo, il quale gli apparve e gli suonò il trillo. Ma leggiamo direttamente da lui la descrizione del sogno. Intanto, questa è la statua di Giuseppe Tartini in quel di Terni. E qui lo vediamo in un ritratto col suo amato, amatissimo violino, del quale lui era un virtuoso e del quale lui aveva scoperto il famoso terzo suono. Ed ecco la descrizione del sogno. Una notte sognai che avevo fatto un patto e che il diavolo era al mio servizio. Tutto mi riusciva secondo i miei desideri e le mie volontà erano sempre esaudite dal mio nuovo domestico. Immaginai di dargli il mio violino per vedere se fosse arrivato a suonarmi qualche bella aria. Ma quale fu il mio stupore quando ascoltai una sonata così bella e singolare, eseguita con tanta superiorità e intelligenza, che non potevo concepire nulla che le stesse al paragone. Provai tanta sorpresa, rapimento e piacere che mi si mozzò il respiro. Fui svegliato da questa violenta sensazione e presi all'istante il mio violino nella speranza di ritrovare una parte della musica che avevo appena ascoltato, ma invano. Il brano che composi è, in verità, il migliore che abbia mai scritto, ma è talmente al di sotto di quello che mi aveva così emozionato nel sogno, che avrei volentieri spaccato in due il mio violino e abbandonato per sempre la musica, se mi fosse stato possibile privarmi delle gioie che mi procurava. Su queste note, ora che ben capite quale musicista adesso invece vi descriverò, e si tratta proprio di lui, del Paganini, Niccolò Paganini, il genovese Niccolò Paganini, nato nel 1782 a Genova e morto a Nizza nel 1840. Possiamo definire Paganini una vera rock star ante litteram.
Era un personaggio oscuro che ha ispirato moltissime leggende, tra cui il fatto che avesse fatto il patto col diavolo, altrimenti non si spiegava il suo virtuosismo musicale che sembrava, soprattutto alle donne, sovrannaturale. Vi andremo a leggere appunto queste leggende. Intanto vi voglio mostrare la casa che nel 1971 purtroppo fu demolita, la casa natale di Niccolò Paganini. In questa foto già la casa è un presagio, possiamo dire, della vita che sarà di Paganini, perché appunto sembra proprio un tempio, sembra proprio un qualcosa che ha a che fare con la sua vita. Una vita appunto da rockstar, infatti lui non si fece mancare né la droga e né le donne. Paganini del resto aveva un potere perverso sulle donne, come si legge nelle parole di Mary Shelley addirittura, spettatrice a uno o a più dei suoi concerti. Dice il Mary Shelley: mi ha gettato in crisi isteriche, mi diletta di lui più di quanto possa esprimere la sua selvaggia, eterea figura, lo sguardo rapito e i suoni che trae dal suo strumento sono tutti sovrumani. La vivace vita sessuale però gli costerà cara. Infatti lui si ammala di sifilide con la quale cerca di curare con il mercurio, il quale gli dà pesantissimi effetti collaterali che poi andremo a leggere. La leggenda italiana quindi contrasse anche la tubercolosi. A partire dal 1834 arrivarono i sintomi debilitanti che portarono il suo quadro clinico a un complessivo disastro. Inoltre una patologia polmonare gli causava forti accessi di tosse e oltre all'assunzione di purghe in dosi massicce e l'applicazione sul suo corpo di sanguisughe, pensate, si usavano sanguisughe, faceva appunto, come abbiamo detto, uso di mercurio con effetti talvolta psicotropi. Ma allora era ritenuta l'unica cura per curare la sifilide, per quanto potesse sembrare assurdo somministrare un veleno. Infatti era una prassi ampiamente smentita e anzi capovolta dalla successiva certezza scientifica appunto degli effetti disastrosi noti dall'avvelenamento di mercurio. Il violinista dannato e consumato faceva strage di donne ovunque si recasse, si drogava e alimentava le storie oscure sul suo conto. Il ritratto di una superstar destinata a bruciare in fretta e contemporaneamente a rimanere immortale. E questa è l'effigie dell'aquile che porta nel becco il violino che sta proprio sulla lapide della sua tomba. Un'opera d'arte. Dopo che praticamente lui suonò il Trillo del Diavolo e anche un pezzo appunto dedicato alle streghe, iniziarono a comparire sul suo conto delle litografie che raffiguravano Paganini appunto vicino a un sabba, vicino a delle streghe che operavano un sabba, insomma, iniziarono in virtù della sua musica suonata, iniziarono a fiorire delle leggende sul Paganini che aveva a che fare col diavolo e con le streghe. Questo è Paganini da giovane, quindi un bel giovane che appunto presumibilmente per cui anche per quello attirava molte donne. Il violinista del diavolo, ben presto quindi si diffusero dicerie su un presunto patto con il diavolo che favorisse il successo di questo ossuto musicista. Ossuto perché era dimagrito a causa della malattia. Pettegolezzi che di fatto riuscirono solo ad accrescere la sua fama nel bene e nel male. Un violinista diabolico, virtuoso. Grazie all'ombra del diavolo in persona che accanto a lui agitava l'archetto sulle corde, un violinista che riuscì a ingannare
un cieco il quale, sentendolo di chiamare il suono di più violini nella musica eseguita da solo. Quindi, un cieco, cioè, aveva giurato di aver sentito più violini davanti a lui che suonava da solo, accompagnato dal suo compagno venuto dagli inferi, appositamente per lui. E infatti c'è una raffigurazione, ve la voglio far vedere, di Paganini, la cui ombra invece è quella del suo aiutante, se lo vogliamo chiamare così. Ma leggiamo altre cose. Quindi, oltre che questa forte componente virtuosistica a determinare il suo successo, era anche il forte alone di mistero che circondava la sua figura. Su Paganini, quindi, si diffusero leggende infondate ma credute da molti. Si diceva, per esempio, che aveva ucciso un rivale in amore e che in prigione gli fosse stato concesso di suonare il violino. Con il passare del tempo avrebbe perso tutte le corde, tranne quella del sol. Costretto quindi a suonare solo con quella corda, da questo aneddoto si faceva derivare la sua particolare bravura sulla corda del Sol. Un aneddoto ben più fantasioso e inquietante è quello che raccontava di come Paganini fosse un assassino seriale addirittura e ricavasse le corde del suo violino dalle viscere delle sue vittime. Il patto col diavolo. La figura di Paganini era spesso collegata a Satana. Si diceva che avesse stipulato un patto con il diavolo per poter suonare in quel modo. In generale, il violino stesso era considerato lo strumento del diavolo. Si vede anche l'esecuzione paganiniana del difficile brano Il Drillo del Diavolo. Questa associazione con il diavolo era aiutata dalla sua immagine. Era scarno a causa della sifilide, forse anche della sindrome di Marfan, che ricordiamo, la sindrome di Marfan rendeva praticamente oblunghe queste sue dita, che quindi riuscivano a raggiungere estensioni che le dita di una persona normale non riuscivano. E vestiva comunque quasi sempre interamente di nero. Il viso era cereo, gli occhi rientrati nelle orbite. Aveva perso tutta la dentatura a causa del mercurio somministrato per curare la sifilide. La bocca gli era così rientrata mentre naso e mento si erano avvicinati come gli anziani senza dentiera. La tubercolosi che lo uccise gli era costata anche la necrosi mascellare ed era associata popolarmente da sempre anche al vampirismo. Quindi qualcuno credeva anche che Paganini fosse una sorta di vampiro. Quando Paganini suonava sul palcoscenico pareva a molti sembrare davvero uno scheletro in frac con un violino incastrato sotto la mascella. Un'immagine teatrale abbastanza sconvolgente. Niccolò Paganini morì a Nizza il 27 maggio 1840, a 58 anni. Anche se dichiaratamente cristiano, per via di tutte queste leggende, della sua vita abbastanza dissoluta, gli vennero negati dal vescovo di Nizza i funerali e quindi gli vennero negate le esequie. E la sepoltura in terra consacrata. Per questo motivo finì dapprima nel lazzaretto di Villefranche-sur-Mer, poi imbalsamato ed esibito a pagamento, trasferito tempo dopo a Gaglione, frazione di Parma, e infine deposto in un tempietto neoclassico nel cimitero della Villetta a Parma. Sulla sua tomba volteggia, come abbiamo visto, incisa sul marmo un'aquila che stringe un violino con il becco. Il violinista del diavolo, il Paganini, rimarrà un uomo spettacolare in tutto e per tutto. E adesso chiudiamo con il Paganini delle streghe, il ciclo di variazioni. Le streghe è forse la composizione che più di ogni altra è responsabile della leggenda per cui il musicista avesse fatto un patto con il diavolo.
Dopo la prima rappresentazione, subito vennero stampate litografie che lo raffiguravano mentre suonava, circondato da diavoli e streghe, e da quel momento il mito del fatidico patto lo accompagnò in tutte le sue esibizioni, come unica spiegazione a un virtuosismo quasi soprannaturale. Fu lo stesso Paganini, poi, ad alimentare la diceria, in parte accentuando la bizzarria del suo aspetto fisico e l'eccentricità del comportamento, in parte dando dimostrazione di una abilità diabolica con esibizioni ai limiti dell'incredibile. Infatti si dice anche che Paganini improvvisasse tanto che diceva Paganini non ripete a chi gli chiedeva di ripetere l'esecuzione. Questo modo di porsi in una società ottocentesca, oramante e attratta dall'oscurità, dal mistero, della magia e del male, usati per suscitare emozioni nel pubblico e per creare l'atmosfera inquietante e tenebrosa che elettrizzava, faceva sì che appunto Paganini divenisse una leggenda. E ancora oggi è una leggenda perché molti artisti continuano a dipingere Paganini accompagnato da strane presenze, come in questo quadro, abbastanza moderno, che comunque è fedele a come vestiva Paganini, perché in questa foto d'epoca lo vediamo appunto, vediamo proprio Paganini vestito di nero, con un vestito abbastanza singolare, abbastanza alla moda. Abbastanza gotico, direi. Con questo concludo e vi saluto.